Presidente Saracchiani, quest'oggi si è parlato di innovazione digitale. Quale percorso ha compiuto il Friuli Venezia Giulia per mettersi al passo? Intanto abbiamo riordinato il sistema delle politiche industriali attraverso il rilancio impresa, quindi abbiamo riordinato in qualche modo i contenitori partendo dai nostri distretti industriali, dai consorzi industriali. Ora li abbiamo arricchiti di contenuti. Uno dei primi contenuti, anche collegandoci a quella che è stata una scelta, un indirizzo del ministero, del ministro Calenda, cioè l'industria 4.0, in questi contenuti abbiamo inserito per prima la digitalizzazione. Lo abbiamo fatto mettendo insieme tutti gli attori del nostro territorio, a partire dal sistema regionale delle università, i poli tecnologici, le categorie economiche, l'area di ricerca, tutto il sistema della ricerca e dell'alta formazione regionale, perché vogliamo che si crei davvero una piattaforma, come oggi è stata presentata, una piattaforma di industria 4.0 per il Friuli Venezia Giulia, che però ha anche l'ambizione di diventare un vettore nazionale ed internazionale, ed è per questo che abbiamo formulato in qualche modo il progetto che abbiamo chiamato Argo, su cui abbiamo canalizzato risorse regionali e verranno poi canalizzate risorse del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico, per far sì che questa nostra manifattura investa nell'innovazione del prodotto e del processo e diventi più produttiva facendo incontrare la ricerca, ne facciamo e ne abbiamo tanta, con le imprese. Un aspetto però che è emerso è che le aziende locali a volte sono scettiche di fronte a questa innovazione. Che cosa può fare la regione per cercare di ridurre questo divario? Beh, intanto bisogna far capire di cosa si tratta, perché molto spesso non si tocca con mano, sono dati, sono processi amministrativi diversi, sono anche prodotti che vengono trattati in modo diverso. Quindi la conoscenza prima di tutto. L'altro aspetto importante è la formazione, formazione del cosiddetto capitale umano. Mi riferisco ovviamente a tutti i soggetti che possono introdurre digitalizzazione a partire dal nostro sistema degli studenti universitari, ma non solo universitari, dei nostri insegnanti, i nostri imprenditori e ovviamente un sistema che si forma, si prepara per accettare le nuove sfide.